14 novembre 1969, la NASA lancia Apollo 12, la seconda missione con uomini a bordo ad atterrare sulla superficie della Luna. Il lancio avvenne in modo spettacolare. Il tempo era nuvoloso, ma non tempestoso. Ciò nonostante, poche decine di secondi prima della partenza, il razzo Saturno V fu attraversato da due fulmini che misero temporaneamente fuori uso alcune strumentazioni. Da allora la NASA ha messo a punto linee guida meteorologiche più rigide e un sistema che protegge dai fulmini è incorporato sia nelle strutture di lancio sia sui razzi stessi. Nessun danno serio comunque ci fu ai sistemi elettronici e la missione poté proseguire regolarmente portando sul suolo lunare il secondo equipaggio composto dal comandante Charles Conrad, il pilota del modulo di comando Richard Gordon e il pilota del modulo lunare Alan Bean. Dopo un viaggio di 5 giorni, Conrad e Bean atterrarono sulla Luna il 19 novembre, mentre Gordon rimase nel modulo di comando dell'orbita lunare. L'allunaggio avvenne esattamente dove era stato previsto, nella parte sudorientale dell'Oceano delle Tempeste, a pochi passi dal sito dove la sonda robotica americana Survivor 3 era atterrata il 20 aprile 1967. Conrad e Bean restarono sulla superficie lunare per circa 32 ore rispetto alle 21 ore dell'Apollo 11. Durante la missione sono avvenute due passeggiate sul satellite della durata complessiva di 5 ore. Durante una di queste passeggiate Conrad e Bean hanno visitato Survivor 3, rimuovendo alcune parti in modo da riportarle sulla Terra. I due astronauti avevano portato sulla superficie della Luna anche la prima telecamera a colori, ma purtroppo tutti i video girati sono stati persi perché Bean puntò accidentalmente la fotocamera verso il Sole, distruggendone il sensore.